La Cittadella degli Archivi di Milano è un polo archivistico meccanizzato che ospita documenti del Comune di Milano. Sito in via Gregorovius 15, zona Niguarda, ospita oltre 1,5 milioni di pratiche e fascicoli di interesse storico, sociologico, culturale e amministrativo, prodotti da enti pubblici e privati, nonché decine di migliaia di pratiche prodotte dagli uffici comunali ogni anno. Con una capienza di circa 70 km lineari, la Cittadella degli Archivi è uno degli archivi meccanizzati più grandi d'Europa. Dal marzo del 2015 è aperto al pubblico per la consultazione documentale. In un processo di riqualificazione, la cittadella avvia la produzione di una serie di mostre e opere artistiche basate sul patrimonio documentale in proprio possesso. La modernissima Cittadella degli Archivi è costituita da 3 ex capannoni industriali completamente ristrutturati, che conservano anche plastici, manifesti, immagini e materiali di pregio, da progetti di Gio Ponti a un bozzetto di Francesco Messina a una natività di Floriano Bodini. Uno spazio è dedicato alle mostre. Nei corridoi molti progetti e rendering di studenti del Politecnico su progetti attuati e no in città, e anche qualche opera d'arte donata all'archivio. Questo luogo rappresenta una cosa molto importante, perché la Cittadella degli Archivi, che contiene tutti i documenti della discriminazione, è qualcosa di importantissimo, perché fa memoria non tanto per noi che siamo qui, quanto per le giovani generazioni, per i giovani che devono approfondire la storia, studiare la storia, essere consapevoli di fare di tutto perché certe cose non si ripetano, è basilare. Questo luogo è un posto magico e per me è il tempio della memoria di Milano e non solo. E poi grazie, diciamo, anche al professor Francesco Martelli e a tutta l'amministrazione pubblica, sta diventando veramente un fulcro per l'arte contemporanea di Milano. Come diceva Lorenzo, non solo opere assai specifiche, ma anche tutto il lavoro dei muri d'artista che si è sviluppato nel corso di questi anni e ha coinvolto tantissimi artisti. Da tempo cerchiamo di creare più collegamenti possibili tra questo luogo, che è un luogo a tutti gli effetti un luogo di memoria, di cura e di ricordo, con il tema della memoria con la M maiuscola, e quindi diciamo che da tempo abbiamo attivato delle collaborazioni, penso anche a quella con il Memoriale della Shoah. Non avere soltanto un ufficio che contiene documenti storici, ma un luogo che possa servire appunto anche a sviluppare pensiero critico verso il futuro, rifacendoci a purtroppo a volte anche tremende cose che sono successe in passato. Noi abbiamo messo in campo diverse iniziative per cercare di farlo vivere e di metterlo in connessione con l'esterno. Penso per esempio all'iniziativa Muri d'Artista, che ha già avuto tantissime edizioni, quindi oggi Cittadella degli Archivi è completamente circondata da opere murarie di artisti internazionali molto importanti, con l'intento proprio di incuriosire le persone e di incentivarle a entrare. La Cittadella degli Archivi è visitabile sempre, ovviamente gratuitamente, come luogo del Comune di Milano, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.